Nella pedagogia. In questa puntata molto breve parliamo dell'introduzione dell'educazione civica come materia scolastica nelle scuole. Dal mio punto di vista, l'introduzione dell'educazione civica, quindi della guida da parte dell'insegnante nella costruzione del cittadino comunque del domani, del nuovo soggetto responsabile, autodeterminato, del soggetto che comprende, no? La vita, che comprende, conosce e soprattutto riconosce le norme, riconosce ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, sa le norme, le regole della civiltà, del vivere civile, del vivere all'interno appunto di una società che sappiamo tutti essere complessa, avere i propri limiti, ma è importante, soprattutto vedendo, no, oggi, soprattutto se anche voi siete genitori, la deriva un po' educativa, le problematiche educative che ci sono. Perché spesso vediamo questi ragazzi che proprio non conoscono anche le norme basilari, vuoi per delle difficoltà in famiglia o in un determinato gruppo a scuola o per altre problematiche, ma è importante guidare il ragazzo, il bambino, fin dalla più tenera età, dai primi anni di vita, nel senso dei primi anni dal punto di vista scolastico, dell'istruzione, dei primi anni della scuola dell'obbligo, insegnare sulla retta via. Soprattutto è importante anche a una certa comunque età, alla conoscenza anche della nostra carta costituzionale, della Costituzione. Al riconoscimento appunto, come dicevamo, delle norme, della Carta Costituzionale, dei principi fondamentali, della conoscenza anche di tutte le norme, delle regole di comportamento, nelle relazioni, nella famiglia, nel rispetto del ruolo di una persona, dell'adulto, dell'insegnante. E quindi tutto questo aspetto fornisce appunto al ragazzo una maturazione, una spinta appunto ad essere un cittadino, il cittadino del domani, il cittadino del futuro, ad essere responsabile, autodeterminato e soprattutto capace di affrontare le difficoltà della vita. Abbiamo bisogno di ragazzi che devono essere appunto non solo maturi, non solo responsabili, ma anche appunto capaci di costruire piano piano, mattoncino per mattoncino, la propria vita e affrontando le difficoltà, affrontando le prove della vita, perché non è tutto rose e fiori, non è tutto dovuto. E quindi devono avere questa sorta di corazza, devono avere delle spalle, diciamo, dure, comunque delle conoscenze, degli strumenti necessari per vivere e per affrontare appunto la vita e per saper comunque muoversi e gestirsi, no? E gestirsi, perché solo avendo gli strumenti necessari possiamo appunto costruire un cittadino che può essere un vero cittadino.